E oggi faremo insieme la nostra ruota cromatica. Di conseguenza abbiamo bisogno innanzitutto dei colori primari. Io sto usando i colori Acrylic Studio della Pebeo, il rosso magenta, il blu ciano e il giallo primario. In più ci occorreranno il nero e il bianco titanio, eccoli qua. Adesso iniziamo subito. La ruota cromatica è composta da 12 spicchi, i tre primari innanzitutto e poi i secondari e i terziari. Iniziamo subito. Come sono composti i colori? L'importante è innanzitutto capire questo. Diciamo che il primario ha in sé soltanto il colore. Allora, nel primo comparto mettiamo 4 parti di rosso. Utilizzo un cucchiaino come unità di misura. Nel secondo scomparto ne metteremo 3 parti. Nel terzo scomparto ne metteremo 2 parti. Voilà. Nel quarto scomparto ne metteremo una parte. Arrivati a questo punto, qui devo andare con i gialli. Allora, qui saranno 4 parti di giallo, 3 parti di giallo, 2 parti di giallo, 1 parte di giallo, blu, 3 parti di blu, 2 parti di blu. Quindi qua devo mettere di nuovo una parte di rosso, perché qua ci saranno 3 parti di blu e una parte di rosso per fare il viola blu. Io non sto contando questi scomparti, sto andando con questi 12 scomparti. 2 qui, perché ci dobbiamo allontanare dal blu e avvicinare di nuovo sempre di più al rosso. E già che ho le spatoline sporche di rosso, continuo a mettere il rosso. Qua 3. Ok, chiudiamo il rosso. Ha finito il suo lavoro. Prendo il giallo e faccio la stessa cosa, solo che metto un cucchiaino, 2 cucchiaini, 3 cucchiaini e 4 cucchiaini. Ora qui metto di nuovo 3 cucchiaini di giallo, qui 4, quindi ricomincio 3. In una di queste vaschette metto anche un cucchiaino di giallo, ci servirà poi per creare il nostro neutro, quindi un cucchiaino di giallo. Ho dimenticato, avrei dovuto mettere anche un cucchiaino di rosso, lo metto qua. E con i gialli abbiamo finito, pulisco gli strumenti. Allora, dopo il giallo mettiamo un cucchiaino di blu nella vaschetta. Qui 2 cucchiaini. E 3 cucchiaini, qui 4 cucchiaini. Dal blu si riparte per la gamma dei viola: 3 cucchiaini, 2 cucchiaini, un cucchiaino, sempre di blu ciano. Due cucchiaini, un cucchiaino. Un cucchiaino anche qui per creare il neutro. Anche col blu abbiamo finito. Riprendo un attimo il rosso per completare il neutro. A questo punto creiamo i colori. Mescolo il giallo col rosso e creo il rosso arancio. Quindi creo l'arancione, mentre qui avremo il giallo arancio. Il giallo non ci sarà bisogno di mescolarlo. Mescoliamo ora il giallo verde, il verde, il blu verde, il blu non c'è bisogno di mescolarlo. Adesso il blu violetto. Thank you.
il viola, violetto, il rosso, violetto, e poi qui si ricomincia dal rosso. Ovviamente tra l'una percentuale e l'altra potrete aggiungere anche percentuali differenti, ma devo dire che già qui la gamma delle cromie è tutta presa. Adesso vediamo cosa esce da questo. Dall'unione in pari quantità, perché qua possiamo dire essere in pari quantità, delle tre tinte primarie viene fuori un grigio. Se in questo grigio immettiamo uno qualunque di questi altri colori, sbilanciando l'armonia cromatica dei tre primari, verrà fuori il marrone. Metterò ora un po' di bianco, un po' di nero. Dall'unione in pari quantità del bianco e del nero verrà fuori un altro grigio neutro. Come vedete, il nero ottenuto dai tre primari è molto più interessante del nero ottenuto dal bianco e dal nero. Però il nero ottenuto dal bianco e dal nero è molto più versatile, perché basterà aggiungere uno dei colori della palette dei primari per fargli prendere una tonalità calda o fredda che sia. Quindi io non ho bisogno di questo, e siccome non ho bisogno di questo, mi basterà inserire all'interno di questo colore, che ne so, un arancione, per trasformarlo, quindi un giallo e un rosso, già che questo è un neutro molto presente, per trasformarlo in un marrone. Quindi dare a due primari una preponderanza maggiore, quindi al giallo ed al rosso, e una preponderanza inferiore invece al blu, facendo così venir fuori un marrone che qua manca, che possiamo ancora scaldare con del giallo o che possiamo lasciare già così per creare le ombre, e da qui, aggiungendo nero, bianco, giallo, virare a tutti i toni dei neutri naturali. Bene, i colori della nostra ruota cromatica sono pronti, non ci resta adesso che andarli a immettere nella nostra ruota. Andiamo e cominciamo a creare la nostra ruota cromatica. Primo colore nella prima casella, il rosso, e poi di seguito mettiamo tutti gli altri colori, il rosso arancio, l'arancio, il giallo arancio, e via discorrendo, tutti sulla prima casella.